Come per l'anno scorso, Surprise è una mostra che raccoglie una selezione di lavori realizzati dall'Accademia di Belle Arti di Urbino, dai suoi allievi, e poi selezionati all'interno dell'Accademia e poi sottoposti al giudizio di una giuria di livello sicuramente nazionale, di altissimo livello, capitanata dal curatore artistico della Pescheria, Marcello Smarrelli. E che rappresenta ancora una volta la varietà dei linguaggi che l'Accademia riesce a testimoniare al di fuori di quelli che sono i canoni prefissati, soliti e quindi accademici, come pittura, scultura, decorazione o quant'altro, grafica. Cioè qui si nota ancora una volta la capacità che ha l'Accademia di Urbino di essere legata al identità del contemporaneo che vede le continue contaminazioni dei linguaggi. E Surprise è questo, ma Surprise è anche una straordinaria occasione e opportunità per collaborare con prestigiose istituzioni estere, come l'anno scorso lo fu per quanto riguardava Istanbul, l'Università di Istanbul. Adesso noi abbiamo una importantissima università greca che collabora con noi con l'esposizione di 5 lavori fotografici provenienti da questa straordinaria università. Vorrei rimarcare che quest'anno c'è un elemento in più, particolarmente, secondo me, da rimarcare, cioè, la presentazione del premio Alessandri. Il premio Federico Alessandri, purtroppo dedicato, dico, meritoriamente dedicato ad un nostro studente prematuramente scomparso. Questo studente era, come dire, indirizzato ad un'attività grafica, legata alla sensibilizzazione delle emergenze contemporanee. E così è stato, il premio lo vince un gruppo di studenti che ha, creato un'app, e un font soprattutto, ed un sito, un font che si modifica col modificarsi come dire, dell'inquinamento nel momento in cui viene scaricato e dal luogo in cui viene scaricato. Quindi, diciamo, è un font mutante che è maggiormente bold nel momento in cui l'aria è più pulita e che si assottiglia sempre di più nel momento in cui l'aria è, diciamo, contaminata e inquinata. È già il secondo anno che collaboriamo con l'Accademia di Belle Arti di Urbino per Surprise, che appunto è la sua seconda edizione. A Pesaro concepiamo questo territorio di Urbino, di Fano, come un unico territorio, come vasi comunicanti in stretta collaborazione tra di loro. A Urbino ci sono le grandi scuole di formazione, l'Accademia, l'ISIA, e a Pesaro un centro d'arti visive, gli artisti vivono a Pesaro, ci sono le gallerie, quindi insieme questi territori sono in grado di costruire un sistema dell'arte funzionale che permette agli artisti di crescere, di evolversi, di far vedere il loro lavoro, e questo per noi è molto importante anche in vista della candidatura delle città a capitale mondiale della cultura.